Questa cosa qui, vabbè, parte da zero, 68 iniziamo l'attività industriale da facendo impianti elettrici. Sviluppiamo soluzioni per il controllo della qualità dei componenti, perché il nostro lavoro è quello di intervenire laddove il cliente ha un problema. E molto spesso il problema che ha, che può essere fastidioso per aspetti normativi, di collaudi, perché le norme impongono certe condizioni, noi abbiamo pochi grandi clienti, ma significativi. Clienti che nel mondo dell'auto possiamo citare Volkswagen, Daimler, Mercedes. Il lavoro che portiamo in quest'area è un lavoro che arriva su commesse dalla Germania prevalentemente, ma soprattutto dalla Cina o dagli Stati Uniti, molto poco dall'Italia. No? Ah, ecco. Cioè, nel senso che noi siamo un po' qui in mezzo un'area. Non è che stiamo lavorando per le imprese del territorio, semmai abbiamo invece una possibilità di lavorare in rete con persone del territorio che esportano. Perciò comunque la crisi è mitigata dal fatto dell'esportazione. Attualmente abbiamo 350 collaboratori a Libropaio. Metà di questi sono laureati e l'età media è 32 anni. Non abbiamo mai assunto persone con esperienza, perciò non andiamo a cercare il cinquantenne, forse andiamo a cercare il sessantenne, il settantenne, l'ottantenne, cioè persone con esperienza che vengono qui per trasferire i loro saperi. Nessuna delle persone qua dentro ha mai svolto un'attività di tipo ripetitivo. Al contrario, un'attività invece che richiede intraprendenza, iniziativa, responsabilità e così via. E negli anni questo lavoro ha permesso anche a tanti ragazzi che dalla scuola sono passati qua dentro e nel percorso interno tutti hanno fatto il loro percorso secondo le proprie caratteristiche, con alcuni che sono arrivati alla dirigenza, ma dal basso, cioè dalla scuola. Ma la cosa più interessante è che più di 80 persone in questi 35 anni hanno preferito interrompere un percorso di crescita all'interno e mettersi in proprio. Un modello di impresa che guarda al profitto sicuramente, perché altrimenti noi non possiamo sviluppare nessuna idea, ma antepone al profitto l'aspetto dei valori, cioè quello del rispetto delle persone e così via. Tra vivere il territorio e alloggiarlo, noi abbiamo scelto questo discorso del vivere, la scuola, la parte pubblica e così via, deve vedere nell'impresa non un soggetto che mordi e fuggi, fa danni e scappa, ma comunque sul territorio ci vive, lo alimenta. Abbiamo messo insieme una serie di progetti nel gruppo nostro, dove edifici più confortevoli, abbiamo sviluppato una casa carbon neutral, 6 appartamenti che vivono come la casa rurale in area urbana e grazie alla tecnologia non ha bollette da pagare. E poi abbiamo fatto altre attività proprio anche in collaborazione con il pubblico, no? Abbiamo un fiume che comunque rappresenta la minaccia, abbiamo fatto una serie di attività per trasformarlo in un'opportunità. Cioè abbiamo rifatto una traversa perché il fiume naturalmente calmasse il percorso d'acqua. Traverse che esistevano perché alimentavano i mulini. Il pubblico non ha speso una lira, ci ha messo le loro competenze e le loro autorizzazioni. Lo scopo dell'impresa è anche creare lavoro. Mentre abbiamo rifatto questo, si sono riavvicinati al fiume le persone, abbiamo sicuramente dato possibilità a imprese del territorio di fare no, opere civili. Se questa cosa qui l'abbiamo fatta in 2 chilometri, immaginiamoci quanti percorsi d'acqua abbandonati ci potrebbero essere in giro da selezionare e da creare territorialmente del lavoro. Incontra e conosce qualcuno che agisce senza aspettare nessuno. Forza nei piedi, pensieri e le mani, verso una strada lasciata da quelli ormai stanchi, convinti che il mondo sia sporco.